Grazie al cielo mi hai trovato. Ok. Tutto ok. Stai bene. Non capisco come sei arrivato qui. Come hai fatto a trovarmi? C'è uno psicopatico qui in montagna. Sì, l'ho notato. Vive in una specie di rete di gallerie. Io sono stato là sotto, ho trovato una grata e ti ho visto. Ascolta, questo tizio di cui parli, lui mi ha assalito. Mi ha mostrato dei filmati. In uno si vedeva Josh che veniva ucciso. Veniva squartato da questa cazzo di enorme sega circolare. Gesù Cristo, ma cosa cazzo sta succedendo qui? C'è una porta. Non si apre. Si apre dalla tua parte. Felice di vederti. Che stai facendo? Devo dire che l'asciugamano non è l'ideale quando si affrontano dei pazzi assassini. Ti dispiace, Mike? Oh, giusto, scusa. Ok, fatto. Finiamola qui. Così sia. Cos'è stato? Era un pianto. No! No, 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 vattene via! Chris. Ma che cazzo? Avrai sentito parlare dei colpi a salve? Sul serio? Oddio! Oh mio Dio! Matt! Oh Gesù! Cazzo!
Oddio, tanti saluti a $600. Fantastico, questo top mi stava benissimo. Bene, adesso si ragiona. Strano, molto strano. Yeah.
Dai, andiamo, cazzo! Porca puttana. Ormai Pericolo è il mio cazzo di secondo nome. Come ha fatto a finire qui? Thank you.
Dio. Sentirvi terrorizzati, umiliati e in preda al panico? Tutte emozioni provate dalle mie sorelle un anno fa. Solo che loro non hanno potuto riderci sopra, no! No, 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 no! Loro sono morte! Non so se l'hai notato, Josh, ma nessuno di noi sta ridendo. Oh, dai, 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 dai! Perché quelle facce lunghe? Andiamo! Non è bello provare qualche emozione forte? E ne avete provate di emozioni tutti voi nei vostri cuoricini. Spero che abbiate apprezzato il mio fantasioso spettacolo. In particolare, è successo davvero! È stato un piacere svolgere il ruolo di burattinaio del vostro panico pavloviano. E tutto quel sangue? Cioè sangue, una festa di sangue falsi cadaveri, cioè tutta roba costosa e nessun bis. No, 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 non si può rifare. Oh, che faccia avete fatto. Ci siete cascati tutti come polli, cazzo! Josh, perché fai questo? Ma non chiederlo neanche a questo idiota. È pazzo. È fuori di testa. Ha smesso di prendere le sue medicine. Oh, andiamo, ragazzi. La vendetta è la medicina migliore. T'ammazzo! Mike sta male. Andiamo, mi ringrazierete tutti quanti quando diventerete delle star di internet. Scusa, scusa, cosa? No, credetemi, tutta questa roba diventerà virale, signore e signori. Dai, abbiamo amori burrascosi.
Abbiamo il sangue. Non basteranno tutti i computer della Cina per tenere conto delle visualizzazioni, ragazzi. Ma cosa stai dicendo, testa di cazzo? Jessica è morta! Cosa? Mi hai sentito? Jessica è morta. E tu la pagherai, stronzo! Ah! Ragazzi, andiamo! Seriamente, questa è una pazzia, no? Taci! Perché l'hai colpita? Eh? Perché cazzo dovevi colpirla? Oh, ma di che stai parlando? Hai picchiato Ashley, pezzo di merda! Mi sono infuriato! Non picchi una donna! Non lo fai! Amico Chris, fratello... Non sono tuo fratello! Dove andiamo? Dove mi state portando? Ti rinchiudiamo, fratello. Cosa? Così non farai altre cazzate prima che arrivi la polizia. Ma dai. Non ho fatto niente. Ma sei serio, fratello? Sei un assassino, ecco cosa sei. Non sono stato io. Michael, ti prego, ascoltami, dai. Io non ho fatto del male a Jessica. Ma sei matto? Dico davvero. Non capisci quello che hai fatto? Sono un guaritore! Sai? Io riavvicino la gente! Non come voi altri stronzi. Basta così. Vedete solo quello che volete vedere. Siete... Chiudi la bocca! Ciechi! Siete da... Cazzo. Non è colpa mia se non sapete stare agli scherzi. Oh, ti ho fatto male? Per caso ti sei fatto la bua? Guarda, mi dispiace così tanto! Basta! Dai, piantala! Michael, mi spiace, amico. Non puoi nemmeno immaginare quanto mi dispiace che sia successo qualcosa a Jessica, ma giuro! Giuro che non ho la minima idea di cosa le sia successo! Josh, sii serio! Credi veramente che possiamo fidarci di te anche per un secondo dopo tutta la merda che ci hai tirato addosso? Ok, possiamo tornare amici. Cazzo! Basta con le stronzate! Non va. No, non è così. Non è così che dovrebbe finire. Siete solo un branco di bulletti! Non potete lasciarmi qui in questo modo, ragazzi! Anche perché comunque non avrete mai le palle di fare niente! Ti prego! Davvero, tu devi smetterla di dire cazzate. Va bene. Io voglio dire, non capisco cosa tu intenda, visto che non ho nulla di cui pentirmi. Oh mio Dio. Ok, adesso mi legate, ok. Stai fermo, giusto, amico. Giusto. Ok, non puoi legarmi se mi agito troppo. Josh, amico. Lasciami un po' di spazio per dimenarmi. Che devo fare per zittirti? Non così stretto, ok? Non così stretto. Non riesco a muovermi. Come ti plastica questo? Ma di che cosa cazzo sta parlando? Cazzo, come ha messo? Ha mai detto cazzate del genere? No, non l'ho mai visto. Soddisfatti o rimborsati? Stupidi. Sono scemi e più scemi. Chris è Ash. Chris è stronzo. Ash è tonta. Cosa, scusa, che cazzo dici? Ho detto che sei stupido! Ma che cos'hai che non va? Oh, Ashley. No. Ash, giuro che ti salverò, non ti lascerò morire! Oh, non ho mai osato neppure nei miei sogni sperare di piacerti. Smettila.
Sai che rumore è questo? Il rumore che fai tu quando non baci Ashley cacasotto! Basta! Sì, infatti, tanto vale che Ashley vada a letto con Mike. Cioè, almeno lui ha dimostrato di saper combinare qualcosa, giusto? Lui la farebbe divertire! Sei davvero patetico, Christopher! Gli spacco la testa! Non dargli ascolto! È inutile! Ehi, Mike! Mike! Cosa? Cos'è successo con Jess, Mike? Lo sai bene. No, io... non... io... ho... un problema, Mike. Io non ricordo di aver ucciso Jess. Gesù Cristo! Voglio dire, credo che... mi ricorderei di averlo fatto, no? Era così... morbida. E probabilmente aveva un corpo da urlo. Tappa quella cazzo di bocca! Perché? Credevi che l'avrei usata? Non lo so. Dai, su, Chris, mi conosci come le tue tasche. Sì, Chris, conosci molto bene anche me. Ah, bene. Beh, la prossima volta avvisami, ok? Oh, che carini! Non riescono neanche a giocare a poliziotto buono, poliziotto cattivo. Lasciate fare ai professionisti! Tu torna alla baita. Vedi se stanno tutti bene. Io starò qui con questo matto fino a domattina. Oh, dormiamo insieme. Ordiniamo una pizza, eh? Sicuro di stare bene? Si chiederanno se qui stiamo a posto. Hai ragione. A domani.